Ma serve sta partita IVA per vendere su Amazon o no? Guarda, è una domanda che ci fanno veramente spesso nelle nostre community e prima di darti la risposta e spiegarti un po' come funziona questo discorso della fiscalità, mi presento, sono Vadim Birlan, cofondatore di Scuola e-commerce e siamo la scuola numero uno in Italia per la vendita online e per la vendita su Amazon. Andiamo quindi a rispondere a questa domanda. Serve quindi la partita IVA o no? Allora, c'è una gran confusione su questo e la prima risposta che devi sapere è che la partita IVA serve assolutamente. Cosa intendo che la partita IVA serve assolutamente? Dobbiamo distinguere tra due aspetti. Il primo aspetto è una vendita, diciamo, una tantum, una vendita occasionale. Quindi se si tratta di vendita occasionale, per esempio hai dei prodotti, dei libri usati a caso o qualcosa che vuoi vendere su Amazon, lo puoi fare. E in quel caso, ovviamente, non trattandosi di business o di una vendita in serie, non ti serve la partita IVA. Quello che però fanno confusione molte persone, dicono no, ma io prendo 10 stampanti dell'HP piuttosto che prendo 10, non so, torce dalla Cina e le vendo su Amazon e quindi voglio solo provare, voglio fare solo qualche test. Allora, tecnicamente tu potresti provare a fare qualche test, però per legge, la legge ti dice che tu quando fai una vendita in serie, e questo significa che vendi lo stesso prodotto uguale più e più volte, una vendita in serie, a te serve tecnicamente la partita IVA, quindi tu devi avere la partita IVA. Secondo aspetto che devi distinguere è questa cosa della prestazione occasionale. Allora, tu non puoi utilizzare il tetto dei 5.000 euro della prestazione occasionale per vendere online, perché quella è una cosa che riguarda i servizi. Se tu quindi fornisci un servizio e così via, puoi usare magari questo aspetto qui. Se tu invece fai commercio elettronico, la legge ti dice chiaramente che tu devi avere la partita IVA quando fai commercio elettronico. Quindi come ti devi organizzare in questo caso? Ovviamente hai più opzioni, dopo che hai capito se il business di Amazon fa per te, dopo che hai fatto i tuoi approfondimenti, hai letto, magari hai guardato dei video su YouTube, allora puoi partire e aprire la tua partita IVA. Ovviamente io non sono un commercialista, quindi non so la tua situazione dettagliata. Quello che ti posso raccontare è che fanno di solito i nostri corsisti del percorso Amazon Business Kit oppure quelli iscritti del gruppo Amazon Masterclass Italia su Facebook, quello che fanno loro, si aprono magari una partita IVA con il regime forfettario inizialmente, dove hanno dei costi di gestione bassi, per cui magari l'apertura della partita IVA gli costa, so, 2, 3, 400 euro all'anno, quindi diciamo che a livello di costi annui riescono a minimizzare. E un'altra cosa che fanno spesso, magari si mantengono il lavoro dipendente, così invece di pagare l'INPS, che sono quei 3.500-3.600 euro all'anno, quelli che sono, invece di pagare quelli, quelli vengono pagati già dal lavoro dipendente e loro possono svolgere l'attività di commercio elettronico senza avere i costi anche dell'INPS aggiuntivi. Questo a molti permette di partire, vedere se questo tipo di business per loro funziona e ingranare piano piano, piano piano. Quali sono però i limiti di questa forma giuridica? I limiti sono sicuramente che non puoi scaricare i costi. Tu invece quando vendi online, tu acquisti i prodotti, li rivendi e così via, quindi hai dei costi accessori alla tua attività che vorresti scaricare. Con il forfettario non li puoi scaricare. Quindi cosa fanno di solito i nostri corsisti? Cosa fanno le persone? Normalmente vanno poi ad aprirsi un SRL, però se la aprono quando? Quando ormai il business ha ingranato, quindi quando vedono che hanno dei risultati, per esempio, non so, fanno 100, 200, 300 mila euro l'anno, ti faccio degli esempi, poi c'è chi l'apri prima, anche magari a quando ha 60 mila di fatturato, devi vedere un po' in base alle tue marginalità, devi vedere un po' i tuoi risultati di business e valutare quando aprirlo. Comunque il salto di livello poi magari diventa l'SRL, dove hai sicuramente più costi per la gestione, perché non ti costa più 200-300 euro all'anno, ti costa magari qualche migliaio di euro per gestire un SRL e così via, però riesci a scaricare. Ovviamente generando volumi molto più alti, sicuramente è più conveniente. L'altro aspetto che ti voglio parlare, di cui ti voglio parlare riguardo questo, è proprio il salto mentale che devi fare, quindi l'aspetto psicologico. Molte persone che sono lì, ma apro la partita IVA, non apro la partita IVA, voglio provare, voglio fare qualche vendita e così via, restano un po' all'interno di questo provarci.
Quindi non fanno mai il salto psicologico di dire ok, divento un imprenditore, mi metto in gioco veramente. Quindi il consiglio di anche mentalmente fare il salto e aprirti la partita IVA ti serve per diventare un vero imprenditore, quindi per metterti veramente in gioco, perché quando avrai dei costi, delle responsabilità e tutto, sicuramente il tuo progetto lo prenderai in maniera diversa. Ora non ti sto dicendo che ti devi buttare così senza aver fatto i conti, senza aver approfondito, assolutamente no. Anzi, ti consiglio di approfondire, puoi leggerti magari anche il nostro libro Vendere su Amazon dalla A alla Z, che ti può essere molto utile. Puoi iscriverti alla community gratuita che è Amazon Masterclass Italia, dove ti diamo anche delle risposte gratuite, puoi guardarti i nostri video su YouTube, insomma puoi fare un sacco di cose. Però il concetto è che una volta che ti sei informato e hai visto che questa attività può fare per te, veramente c'è anche da fare un salto psicologico e dire ok, parto magari con un forfettario, con SRL e così via. Ma anche in questo caso ti consiglio comunque di approfondire e vedere per la tua situazione specifica. Perché? Perché ci sono delle situazioni dove anche se tu hai deciso di aprire la partita IVA, ma magari non lo puoi fare perché il tuo contratto del tuo datore di lavoro non te lo permette di fare, perché magari ci sono dei conflitti di interesse, magari lavori nel pubblico, quindi sei un dipendente pubblico e anche lì potresti avere delle problematiche, quindi ti consiglio di informarti bene. Per informarti cosa devi fare? Puoi iscriverti per esempio alla nostra community gratuita Amazon Masterclass Italia, e lì dentro la nostra community abbiamo una serie di specialisti, abbiamo dei professionisti tra cui anche un professionista sull'aspetto fiscale con cui potrai fare una consulenza gratuita, quindi poi basta che ce lo chiedi, insomma ti mettiamo in contatto, puoi fare una consulenza gratuita e mettere in chiaro veramente quali sono tutti i costi, a cosa vai incontro, quali sono le tue responsabilità una volta che vai ad attivare comunque una partita IVA o in questo caso un SRL o una partita IVA a regime forfettario e così via. Quindi se vuoi fare business online seriamente, mettiti in testa che la partita IVA serve, altrimenti non la puoi fare. Se invece vuoi provare a far qualcosina, ti consiglio di provare a farlo con qualche vendita sporadica, quindi che non sia una vendita in serie ma una vendita occasionale, e poi successivamente organizzarti per fare questo salto di qualità. Se vuoi, come ti dicevo, ottenere questa consulenza gratuita, basta che cerchi il nostro gruppo Amazon Masterclass Italia su Facebook e ti iscrivi. E se vuoi capire un po' di più come funziona il mondo della vendita su Amazon, ti consiglio di partire dal libro Vendere su Amazon dalla A alla Z. Ciao e ci vediamo nel prossimo video.